Oggi vi vorrei parlare di come fare le diminuzioni in un giro manica o in un giro collo, dove il giro manica sia una manica, diciamo, a giro classico e dove il giro collo sia tondo e non a V. Però prima di iniziare a spiegarvi, vorrei dirvi due parole su quanto riguarda le comunicazioni, cioè le richieste che voi mi fate su YouTube. Ho visto che non spesso, ma a volte mi scrivete, mi fate delle domande, delle richieste scrivendo sotto post di altre persone, cioè sotto commenti di altre persone. Se fate così, io non riesco a rintracciarli perché, non so per che motivo, o YouTube me li comunica in ritardo, o me li comunica ma io non riesco ad entrare, o a volte non riesce, non so, ripeto, non so il motivo, non mi arriva la notifica. E di conseguenza, se non li trovo per caso queste richieste, io a queste richieste non posso rispondere. Per cui vi pregherei, ogni qualvolta avete bisogno di chiedermi qualche cosa, scrivete sì sotto al video che vi interessa o per il quale avete dei dubbi e avete bisogno, insomma, avete delle necessità, però fatelo come nuovo commento, non come risposta a commenti precedenti. Anche se la vostra richiesta fosse uguale o fosse simile a un commento che voi vedete già pubblicato, non preoccupatevi, scrivetemi pure, rifatemi la stessa domanda, non ha importanza, però non andatemela a fare sotto commenti di altre persone, perché altrimenti io non riesco a vederla e di conseguenza non riesco a rispondervi e questo, insomma, mi darebbe fastidio perché sembra che io non sia disponibile, mentre invece proprio che non riesco a trovare le vostre richieste. Un'altra cosa che vi volevo dire è, non so il motivo per cui succede, mi arrivano, anche quello non spesso, ma a volte mi arrivano, e anche questo l'ho trovato per caso, non so come mai, a forza di, insomma, girare da una parte all'altra, ho scoperto che ci sono dei commenti che sono stati classificati come spam. Di conseguenza non mi vengono notificati nei commenti normali, nei messaggi normali, ma vanno a finire in questa spam della quale io non ero a conoscenza, non sapevo nemmeno l'esistenza e ai quali io non ho potuto rispondere. A qualcheduna poi ho risposto insomma, molto tardi, ad altre non sono proprio riuscita a rispondere perché YouTube non mi dà proprio la possibilità di risposta e, non essendo inserita sotto il video, appunto perché è considerata spam, non avendo la vostra mail oppure non sapendo se voi avete un profilo Facebook e come vi chiamate su un profilo Facebook, io non sono in grado di rispondervi. Vi pregherei, se avete delle richieste alle quali io non ho risposto, di rifarmi la domanda nella speranza che vada a buon fine. Ripeto, siccome rispondo sempre a tutte, mi spiacerebbe molto non aver risposto a qualcheduna, non per colpa mia, ma perché non ho visto la domanda. Detto questo, adesso passiamo alla spiegazione del nostro lavoro. Vi ringrazio per avermi ascoltata. Allora, dicevamo di vedere le diminuzioni del giro manica, dello scalfo manica, in un golfino, insomma, in un lavoro a giro manica, non raglan. Generalmente quando si arriva, facciamo conto che questa sia tutta la vostra maglia, siamo arrivate al punto di dover fare le diminuzioni. Generalmente se ne diminuiscono, si diminuiscono qualche, un certo numero di punti tutti assieme. Mettiamo, ipotizziamo che noi dobbiamo diminuire prima 3 punti e li chiudiamo in questo modo. Nel secondo ferro ne dobbiamo diminuire 2, cioè nel secondo diritto, come seconda volta dobbiamo diminuirne 2, la terza volta 3, 2 e così via. Tenete presente che questo sistema, oltre che per il giro manica, va bene anche per il giro collo, quando il collo è rotondo e non a V. Quindi abbiamo detto le prime diminuzioni sono 3 punti. Ci riportiamo sul diritto del lavoro. O meglio, ci fermiamo sul rovescio del lavoro quando ancora dobbiamo lavorare l'ultimo punto, per cui fate tutto il diritto, rifate tutto il rovescio e vi fermate all'ultimo punto del rovescio, cioè l'ultimo punto del rovescio vi deve rimanere sul ferro di sinistra.
Ecco, fatto tutto il rovescio, rimane un punto sul ferro di sinistra. Voi prendete questo punto senza lavorarlo sul ferro di destra e girate il vostro lavoro. Adesso abbiamo questa situazione, un punto molto allungato che è quello che non abbiamo lavorato e tutti gli altri punti che abbiamo lavorato. Scusate che tolgo la suoneria. Riprendiamo, scusatemi. Allora, abbiamo detto, siamo in questa situazione. Voi prendete il primo punto senza lavorarlo, lo potete prendere a diritto, lo potrete prendere a diritto ritorto, come vi accomoda, potete prenderlo anche a rovescio, non cambia niente. Il secondo punto che avete sul ferro, quello l'ultimo lavorato nel giro rovescio, lo passate senza lavorarlo e chiudete il primo punto sul secondo. Tutti questi due punti non sono stati lavorati. Abbiamo detto che ne dobbiamo diminuire due. Facciamo il secondo punto e questo lo diminuiamo normalmente. Adesso facciamo tutto il ferro a diritto e rifacciamo tutto il ferro a rovescio, lasciando sempre sul ferro di sinistra una maglia senza lavorarla, perché abbiamo ipotizzato di dover diminuire prima tre punti e poi due punti e ancora una volta due punti, così rivediamo come si fa il lavoro. Ecco, siamo pronti per la terza diminuzione, quindi passiamo a rovescio il punto che abbiamo sul ferro di sinistra senza lavorarlo. Giriamo il nostro lavoro, passiamo il primo punto sul ferro di destra, passiamo senza lavorarlo, scusate mi è caduto, anche il secondo punto sul ferro di destra e accavalliamo il primo sul secondo. E poi facciamo la nostra seconda diminuzione. Guardate come viene il giro manica, vedete che non c'è nessunissimo scalino. Adesso, per vedere la differenza, facciamo invece le diminuzioni così come avrete sempre fatto, magari voi conoscete già questo sistema. Diciamo, per chi non lo conosceva, vediamo come sono sempre state fatte le diminuzioni in modo da vedere la differenza tra un sistema e l'altro. Quindi continuiamo ipotizzando di dover sempre diminuire 3, 2 e 2. Facciamo la prima diminuzione e diminuiamo i nostri tre punti. 1, 2 e 3. E arriviamo in fondo al nostro ferro, facciamo tutto il ferro diritto, tutto il ferro rovescio e poi facciamo le altre due diminuzioni. Ecco, siamo di nuovo sul diritto, abbiamo detto che dobbiamo fare diminuire due punti, così come abbiamo fatto prima con l'altro sistema, una e una, due. Adesso proseguite voi e fate ancora le ultime due diminuzioni in modo da poter equiparare bene i due lavori. Quindi fate il rovescio, sul diritto diminuite altri due punti e poi ancora il rovescio e diciamo che la nostra prova è terminata. Ecco, adesso possiamo vedere il risultato. Vedete come qui la nostra diminuzione è bella lineare, sembra quasi tagliata, senza nessun scalino. Vedete qui come invece si formano questi piccoli scalini. È un sistema, diciamo, che è un po' una raffinatezza, non è che sia necessario fare così anziché così. Va bene sempre, perché sì, c'è lo scalino, ma non è che ci sia uno scalino alto così. Questo è molto utile nel girocollo, direi sempre, per quando poi voi andate a riprendere i punti per fare il vostro bordino intorno al collo, non avete questi scalini, ma avete proprio il proseguire obliquo o arrotondato delle vostre diminuzioni. E è molto utile anche, ad esempio, in un gilet a giro manica, cioè senza maniche, perché anche qui potete riprendere benissimo i vostri punti senza rischiare di far vedere anche nel bordino il piccolissimo scalino. Spero che anche questo video vi sia stato utile, vi abbia insegnato qualche cosa. Se già lo conoscevate, non c'è problema. Se invece ancora non lo conoscevate, avete appreso, diciamo, una raffinatezza in più, chiamiamola così. Alla prossima!